Rinnovata questa mattina a Milano per altri 3 anni la convenzione tra la Fondazione San Bernardino dell'Arcidiocesi Ambrosiana e la Fondazione Bancaria Mediolanum, un impegno civile cristiano fondamentale per ridare speranza e futuro a tanti. Noi siamo quelli che devono fare i piccoli passi, non siamo un'impresa, non siamo un immobiliare, siamo il popolo della speranza, quelli che tendono una mano, quelli che si mettono a fianco e dicono insieme qualche passo possiamo farlo. Anche in Lombardia cresce il rischio povertà. Su 10 milioni di abitanti, più di 820.000 sono indigenti, 132.000 dei quali minori. Un terzo delle famiglie grava in una situazione a rischio di povertà ed è importante la sinergia e il massimo impegno per dare dignità a chi ha voglia di continuare a far parte della nostra società con impegno, dove a volte ci sono problemi che vanno oltre. Per creare un argine alla spirale povertà, indebitamento, usura, bisogna quindi riscoprire un'economia sociale solidale, capace di ridare concreta speranza a chi è in difficoltà. A mio avviso c'è tutto per poter fare bene, c'è tutto per poter aiutare gli altri, basta chiaramente organizzarsi, sia insieme alle istituzioni ma anche con i privati, e come dire, costruire questo cerchio di solidarietà affinché le persone insomma possano essere aiutate. Questa piaga sociale dell'usura è un fenomeno molto sommerso che però sappiamo esiste e purtroppo trovano queste persone esposte e ricorrono all'usura in maniera appunto inconsapevole a volte, senza calcolare i rischi, senza sapere che invece ci sono degli strumenti come queste convenzioni, come la Fondazione San Bernardino, che può intervenire per ridare appunto dignità piena a queste persone.